La responsabilità politica del futuro sarà fondamentalmente quello della responsabilità sociale e quello verso l'ambiente sociale. Incomincia già a sentirsi un po' questa sensibilità. E mi interessa questo come forma di, come visione del resto. Detto questo, le tendenze attuali sono la collaborazione, la confrontazione tra le comunicazioni di massa, che continuano ad avere un gran potere qua in Italia, al paragone in Canada, la mass health communication è un concetto inventato da Albert Castel, che vuol dire che una persona è capace di fare un cambiamento immediato con un YouTube, con un Facebook, con qualche modalità di CIA. Nel frattempo abbiamo molti interventi di relatori virtuali dal gruppo di Nicoletti. La prova si farà assolutamente sembrato con questo schermo. Nel potere e contrapotere che esiste, che adesso stiamo a vedere adesso in Canada, perché io torno a Toronto martedì prossimo per votare e vi spiegherò un po' che tipo di voto adesso si può fare in Canada. Insurgent politics, un sacco di esempi vendrò forse oggi, la politica della resistenza locale che si spera, che rizomatica che si spera. Nuove manifestazioni di coerenza sociale, vediamo oggi che c'è una ripresa di potere, non solo di discussione ma anche di riflessione, di autoconoscenza dei gruppi sociali che sono coinvolti con la politica. Collaborazione tra mass media e personal media, user generated content, non so se il concetto che ho usato qua, però è veramente che c'è adesso di più di questa co-creazione di tutti gli interventi senza direzione particolare, ma con un'emergenza di una coerenza sociale. Ci sono dentro i modi di fare politica, c'è chiaramente il detto modello della politica della personalità, che perde, non so come funziona ancora in Italia, però perde assolutamente in Canada la sua forza iniziale. Adesso si vede molto che la politica va non più dalla personalità del leader, ma piuttosto verso le issues, si chiama. Siamo indietro di 3-4 anni, 5 come al solito. Non lo so, però no, io dico che per fare un paragone, per me mi sembra che l'interesse è di fare questi tipi di paragone quando. Posso dire una cosa sull'America del Nord? Stanno veramente a fare un laboratorio fondamentale per il resto del mondo sul piano della, come dire, dell'approccio della rete nel potere, l'approccio della rete nella politica. Perché? Perché senza i blog, senza internet, ciao Obama. È impossibile di immaginare Obama senza internet. Non è possibile.